Sono Giovanni Fabbrini, neurologo presso il Policlinico Umberto I e alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo seguendo tantissimi malati pazienti con malattia di Parkinson. Voglio sottolineare come oggi abbiamo anche delle nozioni importanti su come eventualmente cercare di ridurre la probabilità di ammalarsi di questa malattia. Curiosamente, ad esempio, ci sono degli alimenti, in particolare il caffè, tra i 3 e i 5 caffè al giorno, ma ovviamente con caffeina dentro, che potrebbero in qualche modo ridurre la probabilità di andare incontro a questa malattia. Ma a parte il caffè, certamente l'esercizio fisico regolare, un'alimentazione ben fatta, la classica dieta italiana, la dieta mediterranea, è certamente collegata a una ridotta probabilità, parliamo di dati statistici ovviamente, però una ridotta probabilità di andare incontro a questa malattia. Quindi abitudini di vita buone sono certamente incoraggiate. L'esercizio fisico regolare, non strenuo, non eccessivo, ma regolare, che porti, diciamo, a un buon mantenimento della condizione fisica, è stato dimostrato chiaramente che ha un'azione protettiva su tante condizioni neurodegenerative e anche sulla malattia di Parkinson.